Com is currently on high alert. Please limit your activities. Recent security operations have agitated the local fiends. Questa zona qua mi ricorda un po' Genshin Impact. Peccato che la grafica. Ah, vabbè, tipo Zelda, però vabbè. Ah, ok, vediamo questo qua. Inspiring, isn't it? The view. I'm Snaps, by the way. Shutterbug and card-carrying member of the Association of Photography Aficionados. Oh. Mind if I get a shot of you? For no. Posterity. Pretty as a picture. You got what it takes to be in front of the camera. But what about behind it? So, apparently there's a rather scenic spot not far from here. Uh-huh. Thing is, this terrain's a bit perilous. At least for your average photog like me, but maybe not for you. If you find the spot, take a moment to appreciate it. Try to view it as a professional photographer might. Ok, andiamo qua. Ma illuminazione proprio. Qua c'è la libreria, negozi, oggetti, cioè è di là praticamente. Qui incarichi da tutto fare. Qui c'è la, c'è Chadley. Ma questo rettangolo vuol dire che è il massimo che possiamo esplorare? Adesso sono curioso di andare a vedere in realtà. Adesso c'è anche la minimappa qua. Questa. I was starting to worry. I thought you were here to fix them. Never mind. Yeah, we're more like demolition experts. So unless you want us to blow something up. In effetti. Jokes at a time like this. It's downright distasteful. Anyway. What's going on? It's the Mako pipeline. It sprung a leak. Nel Makodotto. I paid a wandering merc to patch the thing up. I certainly wasn't about to fiddle with critical infrastructure. Allora. Though I thought I'd hear back from them by now. A merc? Yep. Some hotshot from Midgard's Undercity. Or so they claim. Sounds like a pro we ought to get to know. Oh, you'd like to meet them? Well, if you're that keen. Would you mind delivering a message questo, questo è il sindaco. It's your standard Mako pipeline, really. Carries a portion of Midgard's yield straight to us. We'd be lost without it. Hence my anxiety. We need it fixed ASAP. Our tanks got some left, but we'll soon be running on fumes. Makes me sick to my stomach to watch our supply slowly dwindle like this. That's rough, man. But hey, good opportunity to wean yourselves off that poison. Okay, now that one was fun. Our town technician's laid up in bed at the moment, recovering from a fiend attack. We asked Shinra to send someone to fill in, anyone who knows the work, but we haven't heard back. Fortunately for us, that mercenary rolled into town. Without him, we would have been up a creek. You will? Capital! Oh, yeah, I haven't dubbio introduced che... myself yet. I'm Fritz Bellinger, the mayor here. I'm sure that mercenary is hard at work over at the warehouse outside of town. Mind asking them to give us an update on the repairs? A simple, it's coming along, would suffice. Mi viene il dubbio che allora davvero con Chloe potevamo, Chloe mi pare si chiama, no? Potevamo dirgli di Billy. So you don't know who he was talking about? Potevamo provare quella frase di Billy che probabilmente non succederà niente, anzi la prossima volta adesso proviamo anche se ci sembrano
un po' ambigua. Barista scarso al gioco. Ok, questo è quello che abbiamo. C'è una bella che continua a farmi fuori bestiame di livello 18, livello 1 questo. Per colpa dell'ennesima sconfitta Regina Rossa ho perso il mio tesoro, l'unica carta rara che avevo. C'è qualcuno che mi aiuti a riprenderla? Ah, ma mi sa che questo è un incarico per giocare, però. C'è una bella che continua a farmi fuori. Vabbè, proviamo questo. Allora, poche ore fa ho fatto passare il Reddit, il subreddit di Final Fantasy. Lucia fu. C'era chi chiedeva se era meglio questo o Final Fantasy 16, no? Praticamente gli hanno dato addosso brutalmente al 16, dicendo che questo è meglio in tutto. E qualcuno diceva anche nelle secondarie. Vabbè, speriamo, vediamo. Meglio il combattimento, meglio tante cose. Ovviamente qualcuno ha detto, ma è anche perché ci sono 20 anni di storia dietro, no? Questo non significa nulla, perché se è un gioco poi SDM comunque. Anche se ha un retaggio incredibile. Niente, questa qua allora è... Oh, carina questa qua. Non si può uscire con loro? Ma come mi guarda? Salve, eh? Allora, proviamo, ma secondo me è una questione di giocare questa. What? Hey, mister. You a winner? Some say. Awesome. That's good enough for me. The name's Vash, and I could Vash use your help. Truth is, I bungled a Queen's Blood match. Hard. So, not only did my ego take a licking, but I lost a card near and dear to my heart. What I'm getting at is, think you'd be able to win it back for me? The Chocobo and Moogle one. It's rare. And the one high-value card in my whole deck. It was the only thing getting me through the daily grind. I mean, the bullshit I have to put up with at this job. The fights, the late nights, the trucks. Addirittura. Il tuo santino praticamente. Hey, I get it. I'm a bartender too. Ma gli sono calate le poppe. So then you know. So tough it can be. A me sembra di sì. Oh, thank you. Cioè, in questa inquadratura sì, però... Ma no, non voglio giocare adesso. No, per ora no. Just let me know when you're ready to play. I'll be here. Breaking news at this hour. Avalanche, the anti-Shinra terrorist group responsible for the bombings in un'analisi. Security forces performed a thorough... Vabbè. E qua? Niente. Ma onestamente non dovrebbe salire sul muretto, però... Allora. Rifacciamo una prova, ma... Pare che le texture quelle non le cambi. Poi c'era anche chi chiedeva, ma secondo voi possono sistemare la grafica con una patch? Io ho detto, un conto è magari l'upscaling. Mamma. Però anche mamma. Pare che non sto giocando 4K ovviamente, io allora dovendo catturare ho ancora un Elgato vecchio, quindi catturo l'immagine a 1080p, quindi sta girando a 1080p in realtà la console, e però non cambia il fatto che metto su qualsiasi altro gioco è molto più pulito e netto di questo.
Sì, ok, così c'è meno upscaling, al di là che appunto la luce ambientale sembra uno sbiancamento, no? Ma la luce ambientale non fa questa cosa, cioè se voi andate al sole non c'è questo tipo di luce. Ok, sì, si vede un po' meglio, ok, le texture rimangono pessime, non c'è niente di definito, si vede meglio, ma mi uccide la vista, me, cioè veramente. Quindi vediamo se magari sistemano quantomeno il filtro. Il problema è che non si può pretendere di dire ah no, oppure magari uscirà la PlayStation 6 o la 3 o meglio la 5 Pro e allora si vedrà meglio. Ma cosa vuol dire? Ma voi dovete lavorare, cioè io questo che dico, i 30 fps dovrebbero essere aboliti, 30 fps dovrebbero essere vietati proprio, nel senso di dire voi non fate nessun gioco che va a 30 fps, vi regolate per ottenere 60 fps, cioè ci si deve dare un limite, no? Se no, che poi io ripeto, non vedo niente che giustifichi, ci si deve dare un limite e dire ok, io, ma come si faceva una volta penso che si faceva così, cioè l'obiettivo erano i 60 con le vecchie console, ma non parlo del PS3, proprio vecchie console, in certi casi con certi tipi di giochi, soprattutto non so, un gioco veloce molto arcade eccetera, dicevo, l'obiettivo è 60, tu ottimizzi il tuo gioco per arrivare a quell'obiettivo lì. Non che dici oh no, ma allora se ho l'upscaler, oppure no, allora se compro la PS5 Pro, ma cosa? Cioè il gioco deve girare giusto su quello che ha e non su quello che arriverà. No, è come adesso appunto che certi giochi, Starfield appunto hanno messo l'FSR 3 attivando i frame generation, ma ha triplicato le prestazioni. Ho capito. Ma il gioco dovrebbe fare quel frame rating, non di dire io spero che girerà bene perché c'è la scaler. Non so come dire. Comunque, allora, qua ci sono un sacco di giocatori di carte. Quell'altro qua invece è qua. No, ok, è sempre lui. L'altro è fuori da qua. Rifugio antiaereo, altopiano. Io più che altro adesso voglio vedere un'altra cosa, voglio provare ad andare ai confini se si riesce, a vedere se la mappa finisce qua, visto che siamo ancora in una fase di studio. Vedo che qua è chiuso. Chiuso. Cioè, ci serve un portone qua, ma non è attraversabile. Se noi guardiamo, qua non siamo comunque ai confini. Ma sembrerebbe che di qua non si va. Allora proviamo a guardare. Siamo fatto questa cosa qua, però boh, siamo un po' una bruttura veramente. Cioè è come se avessero fatto un segmento di città. Di qua si esce, quindi non c'entra. Quindi praticamente da qua non si va da nessuna parte. Presumo che neanche di là. Allora, cioè, quindi ho fatto un pezzettino di città. Cos'è che hai in mano? Un cellulare? Cos'è? Allora, qua era dove eravamo prima. Qui c'è Chad, qui proviamo a salire qua. Cosa c'è qua? Cioè, boh, quella luce qua sparata così, veramente. Ma quello che dico io è il 2024, cioè io capisco... Io mi ricordo ancora che Witcher 3, quando io ho ancora via filmato Witcher 3, i primi trailer. Cioè, hanno fatto un downgrade nella versione finale che era notevole, veramente. L'hanno proprio... ha fatto un downgrade brutale. Però vabbè, comunque stiamo parlando di un gioco comunque che ha già qualche anno alle spalle, no? Ma questo è uscito nel 2004, ci hanno piegato 4... cioè, nel 2024, ci hanno piegato 4 anni a farlo. Con un engine che in teoria conoscevano già, eppure è così. Niente, ok, direi che abbiamo confermato che... forse magari qua, ma... vediamo. Dunque di qua, no. Sicuramente è chiuso.
qua sembra che si possa scendere, ma vediamo qua. Caverna. Carino qua. Se si va in certe città del nord, ma anche in Svizzera ci sono angolini così, guarda qua che bella. Pezzettone di carne lì a marcire per il caldo. Niente, ok, qua. Hey Colm, how you guys doing today? Yeah, it's me, your boy Akira. Still with Shitter Records, still. It's been a long 7 years since I hit the road, and the world hasn't always been kind. But I never lost sight of my guiding light, even when the plate was blocking my view. I always knew that one day I'd make it big and come back a star. Facciamoci una nuotatina, bella. Ma perché spara così? Ma che vabbè. Niente, abbiamo visto che ci hanno dato uno, davvero un, a quanto pare, uno spiglio di città. E non una città intera, che poi non sarebbe stata una città comunque, però... Allora, usciamo da qua un attimo, così cambia la mappa. Questo qui con i mitragliatori, che tra l'altro sembra una milizia... Cioè, non sembrano guardie o polizia, sono... sono dei narcotrafficanti. Allora, questa... Ok, l'altra è qua. Vabbè, l'officina è tutto fare, comunica il messaggio del sindaco. Proviamo, in realtà la data per livello 18, ma... Che senso? Cioè, se arriviamo lì siamo a bordo del ciociobo, cavalcando il ciociobo. E perché dovrei scegliere a piedi? Allora, un chilometro. Vabbè. Ecco, io non so come sarà la situazione grinding, farming, forse che amo, questo non lo so. C'è qui tutto bloccato. Sembra di sì. Qua forse. Ok, siamo arrivati. Ecco poi che cos'è quella roba là. Ah, ok, l'oceano. Volevo vedere se in realtà risultavano tagliate le... Ah, a proposito, ho trovato anche che io stavo appunto andando già attraversando le paludi, ma poi mi sono accorto appunto che non si poteva. Bello questo effetto qua delle piante. E ho visto che c'è gente che ha finito questa parte tipo in 10 ore, quindi effettivamente bisogna star qui un po'. O si può star qui un po'. This the warehouse the mayor was talking about. Place looks fresh out of mercs to me. Did someone say merc? I know you. You're that second five chick who was shitting on Avalanche. Is that Cloud? But I was sure this wasn't your turf. Don't tell me. You're the merc the mayor hired? Kyrie doesn't work for free. Or cheap. How either of you get any work is a mystery to me. We're here on behalf of the mayor. Man wants a progress report. Yes, progress is... what I've been making.
dying to tell him all about it, but the thing is... I haven't actually, like, done anything. I need more parts. Wouldn't it be fun if we looked for him together? Hell no. I could really use a guiding hand from a vet in the industry. Like you! I swear I'll do anything! Anything? Fine. I'll help. If you stop calling yourself a merc. You, sir, have a deal. Cioè, mercenario, okay, so tutto fara diventa in italiano. More would probably be better, but that number there is the bare minimum. So, any questions? Ah, me l'hai segnato sulla mappa, però. Find them in scrap heaps somewhere nearby? I mean, I know you can. Sweet! Sì, ma non c'è, non accetti. Accetti l'incarico, sì. Allora, fallo in automatico. Posso farti spaventare. Non sei spaventata. Ma questo mi viene sotto i piedi in automatico. Io non volevo salire, che cavolo. Ti chiamo io se voglio. Ma poi tra l'altro basta avvicinare. Ma perché non... Cioè, di solito ci deve premere un tasto per salire. No, questo sale in automatico solo perché sono vicino. Vabbè. Ah. Questo qua ci sta portando da qualche parte. È già la seconda volta che... almeno che la vediamo. Vediamo cosa... Non vorrei che serva lui. Look at that! You've stumbled upon a life spring. Why don't you try scanning it? See what you uncover. Accessing the planet's figurative database should help us learn about the area. Le sorgenti vitali sono luoghi in cui è possibile analizzare la sapienza e il flusso vitale che scorre in quella zona, permettendo di scoprire nuovi punti di interesse. Se senti un cinguettio strano e vedi volare un oho, seguilo e arriverà a una sorgente vitale. Ok, quindi non... Pratitanio. Ok, ma cosa che devo fare? Devo distruggerla, no? Credo, però si sa mai. Ma quello l'elenco lì è tutte le cose che si possono fare qua? Penso di sì, forse. La storia di Khan, nuovo dossier locale. Analizzando le seguenti... Le sorgenti vitali di una zona portano alla luce ricordi locali dissolti nel flusso vitale, ottenendo così nuovi dati e informazioni. Più che flusso vitale, sembra un flusso coscienziale. Un flusso di coscienza, no? Poi se vuoi far corrispondere vita e coscienza, ok. Per conoscere meglio la storia e le peculiarità delle varie regioni, apri il menu principale con seleziona dossier locali. Cioè, da pezzi di loro praticamente del mondo. Eccolo qua. Dossier locali. Calme si sviluppò come importante crocevia nella prateria e le sue rinomate mura furono costruite originariamente per regolare il transito di viaggiatori e merci. In seguito furono proprio le mura a attirare l'attenzione della Shira, che durante la guerra contro la Repubblica occupò la cittadina e la trasformò in una base militare. Rimasta sotto il controllo della Shira, Calme è priva di reattori, ma viene rifornita di Mako da Midgar attraverso un'imponente conduttura coperta di serbatoio per lo stoccaggio.
Ciò ha notevolmente migliorato la standard di vita degli abitanti senza danneggiare l'ambiente e fa sì che un numero sempre crescente di persone scelga di trasferirsi qui. Circa 10 anni fa Calmo subì le conseguenze di gravissime circostanze. La Shire ha contribuito alla ricostruzione, ma non si hanno informazioni precise al riguardo. Poi, per carità, possiamo anche pensare che fare solo un pezzo di città sia comodo e basta, perché a me inquieta anche quando in realtà arrivi in una città in altri JRPG e puoi parlare di quasi nulla con 1000 personaggi, no? Ma che ci siamo messo una frecciolina verde qua? Pezzi da trovare. Pezzi necessari. Ma non si può in un qualche modo... Cioè L1 è famiglia. Così zone. Così sposto. Quante cose fanno ma non mi fanno invece... Allora, aspetta un attimo. Progressi dossier, quello è. Quello molto lungo. Cristalli esperi, manca uno, in teoria. Ecco, ma perché sorgenti vitali sono connesse? Sembra che abbia fatto una e ce n'è una connessa. Ce n'è una qua vicino, intende. Cosa? Pare che l'uccellino l'abbiamo già visto, appunto. Ed era... Ed era dove abbiamo trovato il... Dove abbiamo trovato il coso lì. Qua. Era lì che mi sembra che abbiamo... Proviamo ad andare a vedere se... A meno che non era questo qua. Può darsi, eh. Anche perché... Anche perché... È segnato sulla mappa o no? Questo era... Un'altra perlustrazione. Sì, ma sarà stato quello. Siamo abbastanza vicini a pensare che... Da presumere che fosse stato quello. Così non si capisce qual è quello più vicino. Ce n'era uno qua. Qua, qua. Un ratto tossico. Musica. Ok. Poi vediamo. Ce n'è uno. Allora, per me, cioè finora questa mi sembra la classica missione di raccolta. Per esempio in Banisher invece le missioni secondarie hanno... Cioè, sono tutte cose collegate alla storia, sono tutte storie. Ecco, questo vi dico, questa scelta qua ti fa risalire per sbaglio sul... È comodo da una parte e scomodo dall'altra. Qua. Ma la musica non c'entra un accidente, però. Due chiari vecchi.
Scusa, ma noi? Ah, ok, qua non si vede, si vede malapena. Che c'era in fondo di azzurro. Non c'è un binocolo in sto gioco? Dove sarebbe? Cioè, lei in teoria voleva qui consegnarlo, ma did you find what we need? Above and beyond, you get an official Kyrie gold star. And for your information, I don't cioè, think non serviva just tutto. Anyone. Now then, follow me, would you? Let's not keep my money, I mean the pie, waiting. Bella maga. Grandma didn't send you a good Bolt. Me, did she? Anche se ne frega su cavoli tuoi. So I packed up and hit the road. I can't wait to rub my success in her smug face. Hey, poi chi? Ecco, mi sono dimenticato una cosa a proposito. Dovevamo comprare materie. Perché poi ho fatto la pausa pranzo eccetera, quindi mi è nato fuori di mente, cioè dallo scorso episodio a questo sono passate qualche ora. Vabbè, comunque qualcosa c'era, è là che dobbiamo andare, eh? In realtà vendono qualcosa, boh, adesso vediamo, dai. You can fix this. You shouldn't underestimate an undercity girl. I can spin garbage into gold and whip. Che cos'è? Una specie di fungo. Yes, sir. Is this that? No. Allora, innanzitutto mi ha silenziato. Allow me. Sì, a più se lo apriamo su uno diverso possiamo guardare l'altro. Abbiamo sfoglia, spargimento di spore, che appunto in teoria silenzia, tutte e due avvelenano. Se lo derubiamo ci dà la salvia. Metamorfosi maggiorana. Entra in tensione se colpito con attacchi a cui è vulnerabile. Ma è stranissima sta musica. Sembra che stiamo giocando a un persona, tipo. Oppure coso, come si chiamano? C'era una versione di persona che invece era più moderna, più festa, più. Come dire.
come si chiama, che ce l'ho anche quello sullo Switch, come ci siamo capiti, no? Siamo, cioè non siamo a fantasy. Allora niente, ok. Però questo che vi dico, se io voglio rivedere perché mi sono dimenticato, non c'è verso, non... Quindi questo qui mi sta avvelenando. Continua a ripetermi sta cosa. Si vede che finché non lo facciamo, però appunto tanto non riusciamo mai a caricare sta cosa. Con questo, cioè non sono boss, quindi sono combattimenti troppo corti. Continua a ripetermi. Ancora nessuno dei due, niente. Mentre tra l'altro quello sta morendo. Niente, niente, non c'è niente. Aspetta un attimo. Barrett sta sparando comunque, quindi c'è... Tifa dov'è invece? Perché c'è Barrett e non c'è Tifa? Allora... Allora la Tifa... Ma non stava facendo niente, mentre invece Barrett... Per me sembrava che sparava, magari era finto, ma solo di scena forse. Ah, ecco. Forget our deal already. Come on, fellow merc. With my brains and your brawn, we could clean up. I'm not your fellow anything. Stop being such a tight ass. The point is, I can help you. I can talk you up. Please, don't. Well, since you're the only merc in town, guess this one's all yours. Get back here! Time to turn the tide. I have you. It's over. Allora, e laggiù anche Aerith. Sembra, ma Barret cosa fa? Niente, quindi il problema è che questa velena non è che... Faccio evitare i danni. Visto che sono tutti di veleno. No way! That voice calling to me. I know you. Allora, a parte che ce la deve per dei livelli superiori a questa, eh? Dobbiamo essere onesti. Well, here we are. And you're sure that... You shouldn't underestimate an Undercity girl. Yes, sir. E comunque appunto finché non prendo la roba giusta.
Burn! It's on now! Go on! You're done! One more shot! Mako probably mutated. That's it! Ci silenzia, cavolo. L'unico che fa qualcosa ci silenzia. Try this. Proviamo. Vediamo cosa. Vabbè. Fondamentale. Ma cosa. Si vede di Red, cosa sta facendo? Ma Red non sta facendo assolutamente niente. Questi stanno scherzando. Dopo vado a vedere perché. Adesso, dopo mezz'ora. Guardare. Invochiamo. May your wisdom guide me. Esper attaccano autonomamente finché la barra Esper non si svuota, ma sfruttando la barra TB puoi scegliere tu le abilità con cui farle combattere. Quando la barra si svuota, gli Esper lasciano la squadra sferrando un ultimo attacco spettacolare. Allora, adesso c'è una cosa, perché qua c'è da mettere un po' anche l'audio, c'è qualcosa che volume generale mettiamo al massimo, volume della musica passiamo di 3 e tutto il resto al massimo. Visuale. Regolazione in pendenza, panoramica, sensibilità. Varietà battaglia, cursore, leggenda, minimappa. Ok. Ok. Allora. A questo punto torniamo in città. Cioè comunque il teletrasporto è sempre qua. Non so perché Red non faceva un tubo. There you are.
I heard everything from the Merc herself. She told me how you helped with the pipeline repairs. And sure enough, thanks to you, the Mako is flowing again. We're in your debt. Where's your Merc now? I'm not sure. She left just as soon as I paid. For another job, perhaps. Guess that's what fame buys you. Plenty of work and never enough time in between. Sounds like you still got competition, Merc. Before you run off, she set this aside for you. Insisted that her fellow Mercs be compensated. Figo. Quanto era? Quanto è che ha diviso? Erano 30.000, 3.000, ok. C'è qualcosa di nuovo qua? Non credo. Probabilmente sarebbe... No. Ok. Andiamo a questo punto. Dov'è il mercante? Quindi di qua. Hello and welcome to my humble shop. Compra. Allora. Prendiamo un paio di queste assolutamente. Anche un'altra ardente, sì, sicuro. Manca un paio, mi sa. Per ora sembra che serva quello in particolare. Qui abbiamo un altro set di carte che forse è meglio procurarsi fin tanto che siamo qua. Ok. Poi. Allora, equipaggiamento e materia. Io metterei su Barret e configurazione tattica. Allora, cambiamo membri. Io tornerei un attimo con le configurazioni iniziali. Come si faceva a cambiare la squadra? Comunque vabbè, ho fatto una ricerca rapida, boh, non trovo niente. Sì, si trova il fatto che in realtà c'è uno che rispondeva e si riferiva al remake, però che l'AI tende semplicemente a sopravvivere in maggioranza. Si può darsi che lì, facendo lo esplore questi qua, magari Red stava in difesa, no? Stava sulla difesa, perché loro dicono il gioco è concepito e pensato per far sì che sei tu soprattutto che cambi continuamente da un partner all'altro, va bene, ma lì abbiamo visto, cioè, che poi vi ho tolto uno dei ho fatto il primo e il secondo tentativo che vedete, ma ce n'è stato uno in mezzo in cui mi ero accorto appunto che lui non faceva niente per tanto tempo. Quindi ok, va bene che deve sopravvivere, va bene che magari devi cambiare il giocatore più spesso, ho capito, però che non faccia proprio niente, che sta lì. Erit, appunto, essendo ranged a distanza, attacca comunque, però adesso non mi ricordo questa cosa qua del si poteva cambiare in mentre siamo in combattimento, cambiare la squadra. Appunto non in combattimento, però ok, puoi cambiarle mentre stai esplorando, vabbè. Ok, niente, facendo... No, perché avevo questa configurazione? Ok. A questo punto cambiamo le materie. Le cose che ha su.
meditativa, glaciale. Sono proprio equipaggiamenti orribili, cioè per ora siamo veramente a terra, cioè nel senso siamo bisogna farli crescere, c'è niente da fare. Nel suo caso su galvanica vitale mi può portare solo questo, tra l'altro, il fatto che anche una missione qua che abbiamo fatto, no, siamo a livello 18 adesso. Ok, il livello dell'arma non è ancora potenziata, vabbè, niente, dai, almeno ti faccia là. Poi usciamo un attimo da qua. Allora, da qua mappa di zona, mappa generale, ok. Questa incarico del fattore, livello 18. Andiamo qua. Mi ci manda qua. Qua. Ok. Adesso qua recuperiamo un attimo i punti. This stuff here ain't feed for the animals. Dov'è che è il tizio? When an ape's been dried enough, they get all bent out of shape. Start. It's important to make sure they've got plenty to eat. Ah, qua. Hey, glad to see Shinra hasn't caught you yet. Seeing as you're here, mind help me with something? I'm Oliver, by the way, owner of this farm. Got fiend trouble. Every night it comes after my livestock. At least I assume a fiend's to blame. Think you could find and deal with it? Not much, save the bastard's smart as hell. Managed to evade every trap I've set. Even hired a hunter to get rid of it, but that was a bust. The ecosystem here is something special, worth protecting. Don't want Shinra messing it up, and I'm not afraid to say so out loud. One day, some like-minded folks came around. They put me in touch with Broden and Avalanche. Impressive the way that committee's able to connect people. Appreciate it. That your dog there? Might have a pet him? I don't, but he might. Who's a good boy? It's you. Something tells me he's not all bark. Hey, you know, your pup might be able Ancora. To track the fiend's scent. Non è un cane. Maybe try sniffing around the scene of the crime. Here. So? It's been several days Bravo, since the attack, so the scent isn't fresh. Other animals have come and gone as well. This won't be easy. Think a chocobo could handle it? Che la cosa verde? Their sense of smell is indeed impressive, but this trail is still quite poor. Though if you wish to try, I won't stop you. Circa facendo usare il ciocciolo, ok. He's got something. What? Well, I still have a faint impression of the scent. Together we can find the beast. You want to track it from here on out? No. The chocobo has led us this far after all. Stiamo girando un po' intorno.
was a struggle here not long ago. I can help guide the bird, ensure it doesn't stray. Anche c'è. Andiamo con lui. Tanto possiamo tornare, ripenso. Intanto c'è ste cavolo di cose verdi, che cosa saranno? Diciamo che vale 2 punti. Oh. Cloud, by analyzing the Lifespring data, I was able to locate an old Republic transmitter chip. This chip likely contains an exceptionally rare formula. I recommend searching for it. No, punto di scavo. Ok. Cioè io non posso entrare in acqua. Sembra una fonte energetica rinfrescante. Allora, che si può scendere qua? Non è qua. Qua forse? Fare davvero tutto. Ok. Vediamo. Che giro, guarda cosa c'è qua però. Ok, scendiamo un attimo. Scendi. E queste sono le classiche quest che ti portano anche in punti di interesse, no? Giù al mare. Sì, ma cioè nemmeno passa le giornate, cavolo. Cioè è Zelda che gira sul Switch, si può. There. Ah, là. Scendi.
palle, eh. Lupo bianco. Cioè, fa più adesso che Red. Niente, non è boom. Si potenza accumulando gradualmente energia che si riduce se subisci danni e se gli attacchi vengono parati. Quando resta senza energia entra in tensione. Questa roba. Oh, che cos'è sta cosa? Ma è un animale o una portaerei? Che cosa sei? Da che distanza? Ci ha segato tutti. Ah. Oh, non c'è. Attualmente non c'è uno scontro che non è problematico. Cioè, ma questi si sono inventati un'esplosione megalattica. Ma poi tra l'altro non... i danni. It's my time. Fammi vedere una cosa. Livello 18 dice. Eppure. Questo va per livello. Boh, pure andare a vedere questa cosa, cos'è? Cioè là sopra. Mi sa che da qua. Come si fa a cambiare la squadra, diceva. Ah, ok. Apri comandi e poi. Ok. Niente da qua. Bisogna risalire. Facciamo quello un attimo. Cioè, non so, questo qua a un certo punto spara come una porta aerei. Anche bello distante, tra l'altro, perché con Cloud ero lontano. Ad occhio sembra che dobbiamo farmare già di così. Anche se in realtà questa è data per il livello attuale. Mi sembra abbastanza impegnativo, diciamo. Comunque andiamo a vedere questo coso qua. Sempre dalla parte dove sarà lì dentro. Oh, cavolo, bisogna fare il giro. Ma io dico, vabbè, la grafica dice blurrata eccetera eccetera, se giochi su appunto Xenoblade è così, ho capito. Ma è Xenoblade su Switch, non è PS5. Are picking up some understandable confusion. It's a pleasure to meet you, Cloud.
I am your personal monster assessment instrument. But since that's a mouthful, you can call me Mai. Chadley programmed me to assist you by providing detailed analyses of the fiends you encounter. I hope I can be of service to you in the many battles ahead. With that out of the way, I'm picking up unusual fiend activity nearby. To procure the biological data that we require, you'll need to complete specific objectives during combat. But don't worry, because I'll be here to help poi you probabilmente succeed. Good luck. Avremmo già dovuto fare forse battaglia quelle dell'ESP, no? Quindi quelle simulative. Il territorio delle belve di cui Chadley vorrebbe sapere di più diventa zona di caccia. Affrontando le belve non potrai sottrarti allo scontro, ma soddisfacendo le condizioni di richiesta otterrai dati di battaglia per nuove sfide da aggiungere nel simulatore. Rare Toxorat variant identified. Commencing guidance protocol. The pungent odor that these fiends release when threatened is so effective at driving away predators that their population has exploded. This particular variant is extremely dangerous, capable of spitting toxic fluids on a prey before attacking in mass. Such tactics allow them to hunt creatures as large as alpha ducks. Imagine something like that creeping into every corner it can find, and you'll understand why they're considered such a menace. With any luck, the data we collect here will reduce their numbers. Here we go. C'è una parte velenata. Ah, ok, è già fallita. Ah, infatti, ma come facciamo? Allora mi sgranocchia. Ma anda in tensione, nemico. Allora, intenzione. Rare Toxorat variant identified. Allora, vediamo un attimo una cosa. Dossier. Sì, quello che voglio io, ma sarà manuale. Manuale. Tensione estremo. È la barra d'estremo. Se riesci a riempire la barra d'estremo di un nemico, lo renderai temporaneamente vulnerabile. Ok, lo stremo è preceduto da una fase di tensione. Per riempire la barra di estremo più velocemente sfrutto i punti deboli. Cosa cambia? Cosa vuol dire? Tensione. Perché dice che non ho mandato un nemico in tensione? Cioè, sembra che è in tensione, si riempie, quando è tutto pieno, la tensione prende... Al posto della tensione prende il sopravvento lo stremo, no? Cioè è stremato. Forza di essere in tensione, diciamo così, stremato. Quindi quale sarebbe il problema? The pungent odor that these fiends release when threatened is so effective at driving away predators that their population has. Manda in tensione un nemico. Poi non farti avvelenare mi sembra anche quello difficile non poco. Devo stare attenti alle abilità che fanno.
Oh, facciamo un'altra cosa. Ruggito verifico analisi. Io non riesco a capire perché devo rifare se li ho già scansionati questa cosa. Entra in tensione se colpito con attacchi a cui vulnerabile. Dobbiamo... no, non ce l'abbiamo glaciale. Non ce l'abbiamo solo sul glaciale. Ok, per ora... Crio. No, mi ha avvelenato. Ok. Però non capisco la differenza. Provo ancora una volta. Devo stare attento perché magari me lo spara quello dietro. Ti fa ancora. Allora. Ok. No, ritenta, non mi serve. Andiamo a vedere cos'è quello là.